Eravamo al cospetto di una squadra importantissima e probabilmente quello che non è stato fatto in modo corretto, o meglio, l'hanno fatto meglio loro e per caratteristiche è uscito meglio il gioco sulle seconde palle e sulle palle lunghe, dove loro hanno una fisicità importante e sono più abituati forse di noi a lavorare sulla riconquista delle seconde palle. Noi abbiamo sofferto in certi frangenti queste situazioni. La difesa però tutto sommato credo che, salvo due svarioni dove ci siamo fatti infilare sia nel primo tempo che nel secondo con Canute, ha retto benissimo grazie anche al lavoro dei centrocampisti che veramente hanno speso tante energie per chiudere tutte le traiettorie e fare raddoppi. È chiaro che probabilmente questo lavoro, questo surplus di lavoro in fase di non possesso ha fatto perdere un po' di brillantezza e lucidità nella fase di possesso. Un punto guadagnato perché a livello di occasioni probabilmente l'Avellino ha fatto qualcosa di più di noi. E noi abbiamo veramente dovuto andare oltre quelle che sono le nostre possibilità per poter stare in gara contro una squadra così. E quindi per me è un punto guadagnato. È un punto che comunque ha un valore immenso perché ci continua a dare fiducia, ci fa capire che tipo di squadra siamo, cioè una squadra che probabilmente è abituata a soffrire e quando non lo farà probabilmente andrà in difficoltà.